Nuova ennesima protesta davanti alla sede regionale di Catanzaro di lavoratori precari. Sono quelli socialmente utili e di pubblica utilità che attendono ormai da anni una stabilizzazione da sempre promessa ma che non è mai arrivata. Alla cittadella regionale, nuova manifestazione di dissenso seguito da un incontro con una delegazione di lavoratori sindacalisti ricevuta nella sede regionale per provare a pianificare una strategia che possa iniziare a dare una stabilizzazione a una parte di lavoratori che si dicono sfruttati e utilizzati in nero proprio dallo Stato che combatte l'illegalità nel mondo del lavoro. Allora, noi abbiamo chiesto all'assessore ancora una volta di fare luce sulla questione degli LSU e LSU, di aprire di nuovo i riflettori, perché purtroppo dopo 25 anni di lavoro nero legalizzato da parte dello Stato ci troviamo di nuovo a scendere in piazza, primo per cercare di avere la stabilizzazione di tutti i lavoratori LSU e LSU. Abbiamo fuori attualmente 600 LSU, che rimangono fuori per una norma che non si capisce come mai fino al 2020 potevano essere stabilizzati, nel 2021 questi lavoratori sono scomparsi. Quindi secondo la Costel questi lavoratori non possono essere più stabilizzati. Non possiamo permettere di perdere questi 600 lavoratori anche per dare una dignità a queste 600 famiglie. L'altra cosa che stiamo chiedendo e che chiediamo con forza e non vogliamo essere presi in giro né dalla politica regionale né dalla politica nazionale, che le risorse che avevamo noi come lavoratori socialmente utili di pubblica utilità della Calabria vengano rimessi di nuovo per avere un contratto dignitoso. Voi dovete sapere che ci sono lavoratori che lavorano a 13 ore, a 14 ore, a 15 ore, cioè mentre lavoravano a 12 ore, mentre c'erano lavoratori che fino per 5 anni hanno avuto un contratto a tempo determinato a 26 ore. Oggi come oggi il 50% della forza lavoro nei comuni è formata da LSU e LPU. Se vengono a mancare queste figure o vengono ridotte come orario, mi dite che servizi possono dare questi comuni? Noi abbiamo comuni che sono in dissesto, che non riescono più ad andare avanti e non riescono a dare servizi. Li danno grazie all'impegno di questi lavoratori.